Veniamo ora alla classifica definitiva dei cannonieri. E nell'ultima giornata solo uno dei primi si è mosso e si è mosso bene. Eh sì, è lui, il mostro Gigi Riva, che ha chiuso... che ha vinto con i due gol di oggi con a quota 21. Ecco. Dunque, dicevamo della ultima bella prova del Cagliari a Torino, un 4-0 contro una squadra di eccellente levatura. Il Cagliari, oltre ad aver vinto il campionato, ha battuto alcuni record che ora vi vorrei dire. Oh, naturalmente parliamo sempre, ci riferiamo sempre ad un torneo di 16 squadre. Dunque, i record battuti dal Cagliari: minor numero di reti subite, 11, contro le 12 del Milan della scorsa stagione. Minor numero di reti subite in trasferta, 7, contro le 9 della Fiorentina, sempre della scorsa stagione, e del Torino. Ha ottenuto il Cagliari il miglior quoziente reti con 3,81 contro 2,61 della Roma nel campionato 41-42. È la squadra che ha impiegato durante il campionato il minor numero di giocatori, 16. Beh, poi ce ne sono tanti altri di record, veramente altri, ma non possiamo elencarli tutti. Insomma, una grande vittoria, se c'è bisogno ancora di sottolinearlo, una grande vittoria quest'anno ha ottenuto. Vediamo l'ultima vittoria, quella di oggi, contro il Torino. Al di là del suo indiscusso valore tecnico, il Cagliari ha riscosso la simpatia di tutti gli sportivi per la freschezza e l'eccellente ruolo che ha saputo svolgere in questi ultimi anni. Così la città di Torino ha dedicato ai neocampioni d'Italia artisti citorelli, medaglie d'oro e coppe tra l'entusiasmo dei 15.000 suoi tifosi giunti dall'isola e da ogni parte d'Italia. Gli uomini di Scopigno hanno fatto onore al loro primo scudetto, vincendo nettamente per 4-0. Riva, in splendida forma, ha messo a segno 2 reti personali ed ha galvanizzato tutta la squadra. Onnipresente in ogni azione, è stato più volte applaudito a scena aperta. Al 12esimo, il Cagliari va in vantaggio con Domenghini servito da Greal. Il Torino deve subire l'iniziativa di Riva. Nenè supera un avversario, Boris buccia e Riva batte Pinotti. Cagliari 2, Torino 0. La reazione del Torino si concretizza con un tiro di Moschino che Albertosi manda sul palo. Raccoglie Mondonico, palla ancora a Moschino che alza sulla traversa. 38esimo, ancora Riva in evidenza. Raccoglie un rinvio di Albertosi. In sospetto fuorigioco evita Bolchi e inesorabilmente mette nel salto. Nella ripresa al 3° minuto il Cagliari arrotonda il punteggio, con Gori che elude gli interventi di Bolchi e Puglia. Il Torino cerca il punto della bandiera. Albertosi blocca un tiro di Ferrini. Applaudito a solo di Riva fra 4 difensori che cercano di ostacolarlo. L'azzurro riesce egualmente a tirare. Una provvidenziale deviazione annulla il tentativo. Sfortunato il Torino che si vede negare dal palo la soddisfazione della rete. Reginato, subentrato ad Albertosi, dice di no al colpo di testa di Sala. La partita si conclude con una precipitosa fuga di Riva negli spogliatoi. È l'ultimo difficile dribbling di questo campionato, mentre sul campo si riversano festanti i tifosi alla ricerca delle maglie ricordo. Anche fuori dello stadio si ripetono le manifestazioni di gioia. Bandiere cagliaritane e una colonna di automezzi hanno percorso le vie cittadine fino a tardasera.